Di tutte le creature mai entrate in un bar, l'UIB, l'uomo invisibile al barista, è forse la più sfortunata. Il suo destino merita la nostra compassione e solidarietà. L'uomo invisibile, apparentemente visibile, entra nel bar all'ora di punta, fa lo scontrino e si mette in fila dietro a coloro che hanno già guadagnato il bancone. La sua postura classica è quella ballerino di flamenco, detta anche, io lo so, signora maestra, oppure quella a polpo, tentando di infilare un tentacolo tra due cappotti e contemporaneamente cercando di mettere lo scontrino sul bancone. Nel tentativo di essere notato e servito, l'UIB emette dei piccoli sibili da crotalo o rumorini quali schiocchi di labbro legati a, mi scusi, accompagnati dal refrain, un caffè, per favore. Ma per quanti sforzi faccia, nessun barista lo vede né lo ascolta. Questa è la sua maledizione. Il barista serve alla sua destra e alla sua sinistra, dà retta a tutti meno che lui, e l'uomo invisibile è sempre lì, col suo scontrino stropicciato in mano che emette suoni scomposti e grida Lauke! Quando riesce finalmente ad aggrapparsi al bancone, la situazione sembrerebbe risolta. E con un sospiro di sollievo, guardando il barista negli occhi, dice timidamente, con un fil di voce, un caffè, per favore. Ma tutto è vano. Il barista aggrotta la fronte e risponde bruscamente, un momento, non vede che sta servendo la signora? Dal nulla, infatti, si è materializzata una vecchiaccia impellicciata che guarda con odio l'uomo invisibile che, secondo lei, è passato davanti. Non servirà a lui di scusarsi, dovrà andarsene vergognandosi perché questo è il suo immutabile destino. Ho visto uomini invisibili sdraiarsi sul bancone e i baristi servire aperitivi sul loro corpo. Li ho visti languire per ore ed ore senza un lamento. Li ho visti entrare nel bar con un oboe ed emettere suoni struggenti nell'indifferenza generale. Li ho visti scavalcati nella fila da bambini di 3 anni. Li ho visti rubare il caffè di un altro e venire picchiati. Li ho visti finalmente ottenere il loro caffè e vederselo bere da un vulcaniano apparso dal nulla, Spock. Ma ciò che veramente rattrista l'uomo invisibile è l'apparizione dell'UCV, l'uomo col vocione. Mentre l'uomo invisibile lì da ore, con lo scontrino stropicciato in mano, mentre tutti lo urtano e lo scavalcano infastiditi, ecco entrare l'uomo col vocione, che senza nemmeno guardare il bancone tuona un caffè per favore. E tutti si voltano, però che c'è nella sua voce un timbro, una possanza che non può passare inosservata. Quella è la voce di chi non può aspettare, di chi dirige aziende ed eserciti, e che tuona nell'aria imperiosa.
ineludibile. Io immandabile. Pronto un caffè, signore, dice il barista, sorridente, e in pochi secondi fa apparire piattino, tazza e zucchero. Mentre Louis B è sempre quasi a 3 metri di distanza dalla zuccheria, Lucy V ottiene sempre magicamente la vicinanza del prezioso oggetto cromato. E non ha bisogno neanche di fare lo scontrino alla cassa. L'uomo col vocione fa sempre lo scontrino dopo aver bevuto il caffè, perché c'è qualcosa nel suo aspetto che ispira fiducia ad ogni barista. Inoltre, Lucy B lascia sempre il suo scontrino immancabilmente vicino a quello di Louis B, di modo che il barista li possa prendere entrambi e stracciarli, mettendo l'uomo invisibile in ulteriori difficoltà. Non proseguirò nell'elenco di tante sfortune. Posso soltanto concedervi e darvi dei consigli se siete uomini invisibili al barista, in modo da togliervi da questa condanna, da questo destino, in modo da guarire da questo destino. 1. Fatevi il caffè a casa. 2. Diventate barista. 3. Se siete un uomo invisibile, sposate una donna col vocione. Se siete una donna invisibile, sposate un uomo col vocione. Avrete figli UIB, UCV, che otterranno una media attenzione e la zuccheriera a una distanza passabile.